Lorenzo Pasciuti in esclusiva per Radio Bruno, una settimana abbastanza accalorata, quella che segue il pareggio interno con l'Avellino. Con quale spirito siete tornati a lavorare in vista di una sfida importante come quella di Bari? Ma una sfida importante, peccato per l'1-1 qua in casa, perché comunque meritava la vittoria con le occasioni che abbiamo avuto, però proveremo a fare punti a Bari. Tu sei stato protagonista assoluto nel primo tempo, hai avuto l'occasione per sbloccare il risultato, quante volte ci hai ripensato? Ma l'ho rivista a fine partita, ho tirato diciamo troppo bene centrale, magari se la prendevo un po' male andava all'angolino e faceva gol, però occasione abbiamo avuto e quindi un po' di fortuna, se gira un po' di fortuna porteremo a casa 3 punti. Il mister, Simo, insomma tutti in sala stampa hanno fatto notare come ci siano stati molti episodi dubbi. Tu insomma sei uno dei giocatori più rappresentativi, a mente fredda, valutando neanche quei compagni spogliatoio, che idea vi siete fatti di quella partita a livello arbitrale? Ma diciamo a caldo eravamo un po' tutti nervosi, poi a freddo nel calcio capitano anche queste cose, quindi sappiamo che magari anche su queste cose dobbiamo fare qualcosa di più. Una parola importante è arrivata dal patron, insomma su tutti i quotidiani, anche stata ripresa dai giornali web, parole importanti, parole di fiducia da parte di Stefano Bonaccini, che ha detto che ha rivisto un Carpi d'assalto. Voi quanto avete apprezzato questa presa di posizione da parte della società, che si è schierata da parte di una squadra, la vostra, che sta veramente profondendo tanto impegno in queste partite? Ma credo che abbia ragione, credo che con l'Avellino si è rivisto davvero il Carpi quello vero, quello comunque che ci ha fatto arrivare fino in Serie A a fare grandissime cose, quindi ora è il momento di stare tutti insieme e cercare di andare avanti. Una partita molto particolare, quella di Bari, sono tanti gli ex, ben 4 a livello di giocatori, Martigno, Fedele, Daprelà e Sabelli, con quale spirito si va ad affrontare una squadra che verosimilmente per 4 undicesimi vi conosce molto bene? Ma comunque noi... Comunque è una partita come le altre, quindi la prepareremo al meglio come sempre, cercando di fare il massimo. Un episodio curioso, insomma l'autorete sfortunatissima di Matteo Fedele, ti chiedo se l'hai vista e ti chiedo insomma cosa ne pensi, quando capitano questi episodi cosa passa nella testa di un giocatore? Ma sì, l'ho rivista, mi dispiace molto per lui, per il ragazzo, però nel calcio capitano anche queste cose, quindi... diciamo che non è la prima autorete che si vede in quel modo lì, comunque nel calcio anche nei grandi livelli sono viste tante, quindi credo che sia una cosa normale.